Buonasera a voi tutti che ci seguite, oggi 19 giugno 2020, di nuovo in collegamento con Paola Sbardellati, psicoterapeuta in forze all'ospedale San Pietro Fanebre Fratelli di Roma. Sono delle trasmissioni seriali che stiamo facendo, cercando un po' di esplorare le conseguenze psicologiche, senza avere per carità nessun tipo di velleitarismo più che altro scientifico, divulgativo, sì, scientifico, grazie a Paola, ma insomma Liberi TV cerca di fare informazione, tutto l'aspetto insomma psicologico correlato al Covid, cioè a quello che abbiamo vissuto come fenomeno anche sociale e che ha influito sulle persone relativo al Covid. Relativo al Covid, cioè a questo fenomeno che è servito per la prevenzione, che sostanzialmente si può sintetizzare nel lockdown, ma anche il dopo lockdown, perché ci sono insomma delle precauzioni che influiscono sui nostri comportamenti tutt'oggi. Oggi parliamo del rapporto tra genitori e figli, In questo periodo sostanzialmente è quello più messo alla prova come per le relazioni umane, le relazioni interpersonali, abbiamo parlato la volta scorsa, è quello della che si è caratterizzato con la convivenza forzata, la clausura, si può dire, nelle stesse mura 24 ore su 24, avendo interrotto forzatamente attività lavorative per i genitori, attività scolastiche per i figli. Ecco Paola, dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio, anche come terapeuta, come psicoterapeuta, come se la sono cavata i nuclei familiari, in particolare i genitori e i figli in questa vicenda? Buonasera a tutti, innanzitutto vi saluto sempre con piacere. Allora, come se la sono cavata? Parlo appunto di quella che è la mia esperienza diretta in questo caso, perché ho avuto contatti con i genitori, ma anche con i ragazzi, con i figli stessi, varie fasce d'età, quindi diciamo mediamente dai 6 fino ai 17-18 anni. E in realtà quello che è successo è la seguente cosa, che il connubio, appunto il fatto che le persone dovessero stare sotto lo stesso tetto per tante ore, mentre i ragazzi di solito sono abituati ad andare a scuola, ha creato anche qui una serie di problematiche, perché i figli si sono sentiti per certi versi controllati oltre che in qualche modo dalla scuola, perché comunque ha presenziato con le varie piattaforme, quindi ci sono stati comunque le lezioni, anche dai genitori, e i genitori per certi versi hanno visto più da vicino quello che succede quando un figlio si mette a confronto con un professore. Ma lo ha visto proprio in diretta, perché le persone non lavoravano, quindi stando sotto lo stesso tetto hanno dovuto necessariamente in qualche modo confrontarsi e trovare un modo per rispettarsi. Molti figli si sono lamentati del fatto che i genitori non avessero fiducia in quello che era il loro modus operandi, il fatto di condursi già autonomamente da tempo a scuola, e i genitori si sono ritrovati a fare i genitori a tempo pieno quando effettivamente per certi versi delegano la scuola, delegano ai professori, e invece si sono sentiti quasi in obbligo. Ma in obbligo e anche preoccupati, perché avevano la possibilità di controllare per la prima volta in modo proprio da vicino, più diretto, i loro figli, e hanno notato spesso delle cose che non sono piaciute. Un po' quello che accade
mi viene da dire nel fine settimana, quando magari i ragazzi non vanno a scuola e i genitori spesso rompono le scatole, mi raccontano i figli dicendo: ma non ti alzi, ma stai ancora a letto, ma devi studiare, no? Queste sono le classiche cose che tutti i figli mi vengono a dire. E loro, i ragazzi mi dicono: ma io saprò quello che devo fare, vorrei un po' di fiducia. E qua si apre già un tema, poi magari ne parliamo meglio, un po' più Sì. importante. E i genitori erano preoccupati che i figli, col fatto di stare a casa con degli orari chiaramente più umani dal punto di vista proprio dell'alzataccia, si lasciassero un po' andare, oppure che non presenziassero sulle piattaforme, che non facessero i compiti, che non consegnassero i compiti in tempo, e quindi hanno fatto un po' i cani da caccia in qualche modo, io dico anche da tartufi, no? E vanno a cercare di capire che cosa sta accadendo, e i figli si sono sentiti spiati. E in più c'era il pressing su quello che effettivamente poi era il rendimento scolastico. Quindi un po' si sono creati dei dissapori in prima battuta su questo argomento, e poi è uscito fuori, diciamo, quello principale, che è il discorso fiducia, come se in qualche modo i ragazzi ex novo hanno dovuto ricominciare a ricostruire questo rapporto che invece credevano ormai fosse consolidato, no? Magari chi sta al primo anno, al secondo anno, al terzo anno già di studi non intrapreso, ma già intrapreso da tempo, hanno detto: ma questa cosa già doveva esserci. Invece ex novo tutto quanto un discorso di contrattazione, di dimostrazione della maturità o della responsabilità. Questo ha creato un sacco di dissapori, ci sono stati degli attriti. Quindi i figli hanno un po' sofferto, i genitori altrettanto, perché hanno in qualche modo sono dovuti regredire, come se i figli fossero più piccoli e dovessero stare a controllarli su quello che era il loro andamento. Quindi c'è stato da tutte e due le parti un discorso ovviamente di difficoltà, di rimessa in discussione, di ricontrattazione, di ristrutturazione di un rapporto, il quale si è ristrutturato più o meno in questo periodo con la fine del lockdown, per cui non è che sia andata proprio in maniera agevole, ci sono state discussioni oltretutto. Quindi Beh, sì, immagino. questo è stato uno dei principali argomenti che mi sono sentita riportare, che tuttora ovviamente ho sia dal genitore che magari dal figlio come argomento. Poi ovviamente oltre all'argomento scuola c'è tutta la parte proprio della relazione, cioè vedere un figlio che sta a casa come se in qualche modo non fosse una cosa per certi versi normale, ma forse anomala, perché chiaramente nelle prime ore della giornata la persona va a scuola, ma vederlo a casa ha fatto nascere un po' la preoccupazione nei genitori di come si possa condurre il figlio, no? Come intraprende, come gestisce le proprie ore, il tempo libero, quindi come se il genitore fosse preoccupato che stesse troppo fermo, troppo buttato sul letto, troppo nella sua stanza, posto che non si poteva andare in giro in qualche modo. Quindi questo era un dato di fatto, eppure il genitore ha un po' lamentato anche questa preoccupazione, cioè mio figlio sta sempre davanti alla televisione, mio figlio sta sempre con la PlayStation. Anche quest'altro argomento si è aperto chiaramente, come se ci fossero appunto delle regressioni Delle proprio. regressioni. Questa cosa poi la riprenderemo perché è un termine che dopo su cui poi voglio interpellarti su una cosa. Diciamo che noi genitori siamo dei rompiscatole ovviamente per vocazione in qualche modo e quindi dobbiamo svolgere questo infame ruolo. Quello che volevo dirti è che vabbè, qua parliamo di genitori figli e le cose ovviamente cambiano molto. Sicuramente dall'età dei genitori, ma anche dall'età dei figli, dai bambini ai ragazzi. I bambini e i ragazzi hanno vissuto, forse senza saperlo, ma diciamo, statisticamente sono state le persone meno colpite, meno vulnerabili dal Covid in sé, come virus, però io penso che siano state, anche più vulnerabili rispetto ad altri per quanto riguarda tutta la fase della tentativo per prevenire il contagio, cioè appunto il lockdown, la clausura e così via, perché si è modificata radicalmente la loro vita,
anche con la sospensione dell'attività scolastica e il contatto con i coetanei, che possono essere bambini delle elementari o insomma delle medie a seconda dell'età. E i genitori, per quanto riguarda la scuola, questo è un pochino l'argomento di cui parlavamo, sono stati chiamati a svolgere un'attività nuova, cioè un po' da vice professori, da vice maestri, anche per il fatto che spesso erano coloro che avevano a disposizione in famiglia lo strumento per mettere in contatto il proprio figlio o figlia con l'istituzione scolastica, perché il computer spesso, quando c'è stato, era quello di famiglia, o il telefonino era quello che era migliore in famiglia, che dava possibilità di fare questi collegamenti. Quindi comunque bisognava passare dal genitore per collegarsi col maestro. Poi il genitore vedeva sempre questo figlio che stava davanti al computer, ma anche perché così faceva scuola, e dice dopo mo basta col computer, invece magari voleva un po' di svago il figlio per può distrarsi. È stata una riorganizzazione delle attività familiari che i genitori hanno dovuto svolgere all'improvviso, perché poi c'è anche la scuola che, oltre che istituzione didattica, è anche un posto dove i figli stanno gran parte della famiglia mentre i genitori lavorano. Ora, i genitori non sempre hanno completamente sospeso le attività lavorative, quindi non avevano niente da fare, tra virgolette. Alcune volte devono anche lavorare, mentre quindi si è reso tutto ancora più complicato. Io volevo chiederti una delle cose che pare, insomma, leggendo abbia inquietato un po' più, soprattutto i più piccoli, o comunque un problema che in famiglia si è posto. Spiegare in parole semplici, soprattutto ai bambini, quello che stava accadendo, cercando di non allarmarli più di tanto, ma comunque di rendere una spiegazione a questa troncatura di una vita, di un corso di vita che c'era stato fino a quel momento. Quale pensi che sarebbe dovuta essere la forma migliore e come è andata? Allora, chiaramente parliamo con i bambini, quelli più piccoli, no? Quindi già dai 5 anni, 6 anni, quindi già in età scolastica, chiaramente i genitori hanno dovuto spiegare come mai ad un certo punto tutto si è interrotto, no? La visita con l'amichetto, piuttosto che l'uscita, anziché andare magari in palestra, quindi tutte le varie attività, compresa quella scolastica. I genitori hanno spiegato in maniera molto semplice, perché poi con i figli bisogna intervenire in modo proprio chiaro e elementare, e loro chiaramente in prima battuta non hanno ben capito, perché l'hanno preso come una sorta di influenza. Alcuni genitori l'hanno spiegata proprio in questi termini ai bambini più piccolini: c'è un'influenza un po' più brutta, hai visto quando ti sei ammalato, quindi loro chiaramente ne hanno memoria, hanno contezza di quello che significa star male, e per evitare che uno si ammali è bene che adesso si stia a casa e si lavora, si fa a scuola in quest'altro modo. I bambini l'hanno capito. Il problema è stato non tanto far capire questo, perché c'è stata un'attenzione, comunque i bambini poi si fidano dei propri genitori. Il problema è stato di far accettare, non in una fase iniziale, ma nel corso del tempo, il modus vivendi, no, diverso, quindi questa ristrutturazione di cui parlavamo prima, che ha avuto a che fare anche con la costrizione dentro le quattro mura domestiche, quindi proprio la riorganizzazione del tempo, la convivenza con un genitore che lo vedi in casa e magari è in smart working, quindi anche lui deve fare il proprio lavoro, e in qualche modo si è sentito sovraccaricato e c'è stata meno pazienza per il genitore nel tempo libero, quindi nella relazione col proprio figlio nel tempo libero, perché il genitore purtroppo ha lamentato il fatto di essere sovraccaricato dal lavoro e preoccupato, perché ha detto: io un conto è che vado in ufficio, ho quel tipo di orario, esco e poi è tutto quanto
programmato il resto della mia giornata. Un conto è stare in casa, lavorare, i tempi sono dilatati, in più dover gestire anche mio figlio e il fatto che mio figlio mi veda e mi voglia sostanzialmente per lui e non riuscire in qualche modo a barcamenarmi o a far capire a mio figlio che in quel momento, pure se sto in casa, sto lavorando come lui, magari durante una determinata fascia oraria sta di fronte al computer a fare lezione, a stare a scuola, fintamente a scuola in senso il surrogato, no? Quello che si è Sì. creato. Quindi ci sono stati un po' di problemi, di tensioni rispetto alla parte del tempo libero. In realtà quello che stava avvenendo l'hanno spiegato abbastanza bene, i genitori e i figli l'hanno compreso. Quello che si è sviluppato nel corso del tempo, e un po' lo accennavamo nelle volte precedenti, nei nostri incontri, appunto che effettivamente alcuni bambini hanno sviluppato una preoccupazione perché appena si è potuto un po' rimettere il naso fuori casa e quindi sono state fatte le prime passeggiate o le visite nei parchi che sono stati riaperti, i bambini, per quanto si siano divertiti, perché magari le mamme hanno provveduto ad organizzare quell'uscita incontrando un amichetto, no? E in quel caso però poi al rientro tutto bene, ma la notte ci sono stati risvegli con panico, con ansia, dove il bambino ha lamentato quello che poteva essere la possibilità di un contagio. Cioè adesso non è che mi sono ammalato, proprio perché si è sempre parlato, no, insieme dell'invisibilità del virus, quindi della minaccia, del problema, che è stato ben spiegato, il bambino l'ha compreso, l'ha interiorizzato, ma si è anche preoccupato. E un po' è uscito fuori nella prima parte, adesso già vanno un pochino meglio le cose. Nella prima parte delle uscite sono apparse queste ansie, queste preoccupazioni da parte dei bambini più piccoli, forse quelli un po' più sensibili, anche quelli che stavano vivendo, diciamo, delle situazioni familiari già problematiche, tipo nelle separazioni. Ecco, quello delle separazioni è un capitolo a parte perché ci sta tutto il discorso, soprattutto nei casi appunto in cui non si è conviventi, degli spostamenti del genitore non convivente per andare, è una cosa complicata, ci sono state poi delle precisazioni che chiaramente davano la possibilità di andare a trovare i figli distanti più o meno, quindi c'era una legittimazione, una motivazione. Che poi poteva essere presentata in caso appunto si venisse fermati. Volevo chiederti, riguardo appunto a quel termine regressione, io ho letto che ci sono alcuni bambini che hanno sviluppato alcuni comportamenti che vengono, diciamo, dalla comunità scientifica, adesso non so come dire, chiamati, diciamo, regressivi. Per esempio, la pipì a letto, gli incubi, la paura. Ecco, queste sono cose, insomma, che vengono poi superate o sono delle cose che comunque sia ci si porta appresso, cioè perché c'è un trauma che ci si porta appresso per tempo. Allora, inizialmente la preoccupazione di tutta la parte da parte degli psicologi, quindi da parte dei miei colleghi, proprio il nostro ordine, è stato quello che potessero esserci dei traumi un po' più importanti con degli strascichi, no? Il trauma non necessariamente si presenta nell'immediatezza, ma anche un po' più ritardato, dopo un mese, 2 mesi dal ripristino di una normalità. Infatti è proprio quello che poi preoccupa la persona perché accumula tensione magari non esterna ed eccolo lì che arriva la sintomatologia come l'enuresi notturna che è esattamente un sintomo regressivo. Sintomi che si verificano sempre quando c'è un discorso di cambiamento, di transizione da uno stato all'altro, non necessariamente patologico, può essere anche se in qualche modo regressivo, perché si fa da più piccini magari, no? La pipì a letto può capitare, però effettivamente sta a segnalare quello che è un disagio, un riadattamento. È importante che il genitore non vada a caricare di ansia questo avvenimento e quindi in qualche modo lo contenga, lo rassicuri, faccia capire che è tutto normale, ma normale nella quotidianità e anche nella sintomatologia. Magari può dare o avere l'accortezza che prima di portarlo a letto gli faccia fare la pipì. Se è un bambino ovviamente più piccolo si consiglia in questo modo e magari questo aiuta, no? Oppure se il bambino poi si preoccupa e dice ma non è che rifaccio la pipì a letto, di solito il genitore deve fare
una sorta di contenimento e dire non ti preoccupare, anche se dovesse accadere, noi come hai fatto l'altra sera, magari poi ce ne accorgiamo, oppure l'indomani ti fai la doccia e risolviamo la questione. Il fatto di non far sentire il bambino colpevole di aver sporcato il letto, perché è una fase transitoria, quindi tutti i passaggi, tutti i cambiamenti sono sempre turbolenti. L'uomo non li accetta facilmente, c'è poco da dire, le persone non amano cambiare, cioè fatichiamo per trovare una stabilità e una volta che la troviamo, a volte la detestiamo, ce ne lamentiamo, ma se un evento esterno ce la modifica, diventiamo in qualche modo fobici e palesiamo con sintomatologia quella che è la nostra ansia, che poi piano piano va a scemare nei casi sani. E si ristruttura e si riforma un adattamento. La stessa cosa anche nei bambini. Quindi sì, ci sono state delle regressioni in questo senso, però già stanno scemando. Alcune difficoltà persistono invece, mi riaggancio un attimo al discorso dei genitori separati, non solo per il discorso della far vedere il bambino al coniuge che vive in un'altra casa, ma ci sono state delle preoccupazioni in una fase iniziale da parte del genitore che ha il bambino in casa del tipo: ma io mi posso fidare del mio partner che ovviamente adesso ha una sua vita, io non so cosa fa, se si conduce bene, quando magari lei, la mamma, può essere molto scrupolosa, attenta, ha igienizzato tutto, quindi tutte le accortezze possibili e immaginabili, e poi dice: io di là non so però come lui si sta conducendo. Mi hanno contattata per avere questi pareri. E il discorso poi non era semplice, non era, non semplicemente, non era un discorso di chissà se lui è attento. Il discorso è a monte, cioè della fiducia che non c'è chiaramente, per cui magari è venuto meno il rapporto. E quindi mi sono trovata poi a dover dire, in questo caso alla mamma che mi ha contattata, ma veramente riflettendo sulla questione, il problema è un altro. Quindi se lei vuole avere la prova provata di quelli che sono i comportamenti ligi del suo ex compagno, questo non l'avrà mai. Se vuole avere fiducia, è chiaro che non c'è, è chiaro che se lei insiste ad avere delle risposte da lui che siano rassicuranti, andrete solo che a litigare, perché non è fattibile. Quindi quello che ho detto poi in questo caso alla persona, quello che lei sta sbagliando è l'insistenza su un qualcosa che lui ha già detto che è tutto a posto. Il problema è suo che lei non si fida. Questo spesso ha indotto una tensione magari nel bambino, nel figlio. Magari non è il caso specifico di cui sto parlando, ma in altre situazioni le dinamiche non risolte o mal gestite hanno indotto tensione nel bambino. Quindi il fatto di essere preoccupato, oddio, magari devo stare attento, più il fatto di, oddio, mamma è nervosa se io vado, hanno mortificato un po' il bambino, hanno fatto in lui reprimere il desiderio spesso di andare dall'altro genitore oppure di accontentare più l'uno o l'altro a seconda, e questo poi ha creato una serie di tensioni che poi sono uscite nel tempo con dei sintomi. Che può essere anche la stessa enuresi, ma non da ricondurre in questo caso al lockdown, ma a Certo. un discorso familiare non risolto, per quanto ci sia una separazione già in atto da tempo. Quindi si sono verificate e si stanno verificando ancora queste situazioni. Oppure bambini che sono preoccupati per il genitore. Quindi è successo anche che il figlio non sapeva, no? Papà adesso va a lavorare, famiglie che vivono insieme, no? Papà adesso va a lavorare perché magari il papà ha potuto continuare ad andare a lavoro, ma non è che adesso si ammala il bambino che ha sviluppato l'ansia. Però in questi casi bisogna sempre andare a vedere non tanto il discorso del oddio, un bambino problematico, ma come i genitori hanno comunicato. Perché se abbiamo un genitore ansioso, estremamente magari fissato con determinate modalità di comportamenti, eccolo lì che sono nate delle induzioni nel bambino. Quindi questa Ho è la cosa. apprezzato molto, diciamo, la tua precisazione sul termine regressivo, sulla regressione, perché sinceramente sicuramente è una terminologia scientifica corretta, per carità, però la trovo un po' pesantina, diciamo negativa. Insomma, sono delle cose che poi è difficile
da un terminologia simile per un genitore e poi, come tu giustamente, arrivare ad una necessaria valutazione che ridimensioni la gravità, che ne so, di una pipì a letto, di una cosa simile. Insomma, pensare che mio figlio ha un comportamento regressivo può includere una preoccupazione veramente esagerata. Spesso noi psicoterapeuti, perché questo poi è il nostro gergo, no? Le nostre terminologie, effettivamente dei termini, se uno li va un po' ad analizzare, dice cavolo, ma ha un'accezione negativa, invece non necessariamente. Poi sta sempre, secondo me, all'intelligenza della persona che valuta quella che è la sintomatologia, dare ovviamente la giusta definizione, il giusto significato e accoglierlo e spiegarlo al genitore. Perché se io vado a leggere sui manuali oppure vado su internet, oggi giorno vanno tutti su internet tanto, chiaramente c'è scritta la qualunque cosa, eccolo lì che viene negativizzata quella cosa lì. Ma in Certo. realtà è solo un termine che indica che quel bambino che sta in un'età ormai avanzata non dovrebbe più fare la pipì a letto, ma la rifà come un bambino di 3 anni, che può accadere, ma anche noi adulti a volte possiamo avere degli episodi, no? Bisogna vedere che cosa è successo, al di là dell'aver bevuto tanto e essere stati pigri e non siamo andati al bagno, oppure semplicemente un discorso di sogni che sono intervenuti. Quindi ci sono tanti elementi che poi effettivamente non necessariamente sono indicativi di un problema, ma di un passaggio. Infatti la pipì a letto è proprio questo, è un passaggio, e i bambini, come le persone, insomma, anche adulte, sono sensibili, e quindi chi più chi meno lo palesa con la sua modalità, posto che io dico sempre questo, fatti tutte le debite considerazioni, cioè se io so che non c'è nessun problema perché il mio figlio ha sempre fatto la pipì andando in bagno, e so che questa cosa non è chiaramente organica, non ci sono problemi medici, no? Seri, fisici, chiaro che vado a vedere l'aspetto più immediato, che è quello psicologico, provo a lavorare su quello, ma molto facilmente, e la cosa si risolve. Il bambino, se si sente contenuto, è più tranquillo e si rilassa, e se vede che il genitore, in qualche modo, che la figura di riferimento principale, il suo modello di riferimento principale, è tranquillizzante ed è tranquillo, piano piano si affida e acquisisce fiducia. Certo, parlando sempre di parole, dopo regressione, una delle espressioni che ha caratterizzato soprattutto il primo periodo era andrà tutto bene, che un po' in tutte, diciamo, le case veniva esposto, e tu pensi che sia stata azzeccata, abbia avuto diciamo, una funzione positiva? L'intento era quello, iniziale è stato quello, e c'è ancora, no? In Sì, giro, ci sì. sono Sì, ancora in giro questi manifesti anziche sì, sì. scuole, teli. Io, per esempio, vado a lavorare in ospedale e proprio nell'entrata principale in alto c'è uno dei primi teli che è stato creato, in cui c'è scritto l'arcobaleno, andrà tutto bene. Allora, credo che la parte intenzionale, proprio le intenzioni iniziali siano state quelle, cioè di aiutare le persone ad avere speranza, fiducia, come effettivamente poi si dice, ma non ti preoccupare, andrà tutto bene, no? È la prima frase che si usa quando c'è un problema e la persona si dovrebbe sentire rincuorata. Non accade quasi mai questo, perché è la classica cosa che io mi sento dire dai miei pazienti, che dicono: sì, ho provato a parlare, non so, con mia moglie, mio marito, il mio amico o la persona di riferimento, per lui importante o per lei importante in quel momento, e dice: sì, ma non ti preoccupare che andrà tutto bene. Cioè, della serie mi dicono: mi ha liquidato, quindi non mi preoccupare. E dice: però è facile dirlo, no? Quello significa non aver capito. Quindi in primo momento è stato ben accolto, poi si è un po' ironizzato anche su questo discorso, era per dire: ma che ci stanno prendendo in giro? Perché effettivamente sono queste le cose che poi le persone venivano a dire, no? Lo dicevano a me fisso, i pazienti, ho detto: ma questa frase, ma è un po' per indorare la pillola, però poi la pillola te la danno lo stesso, no? Bisogna vedere qual è l'effetto, quali sono gli effetti collaterali. Quindi in parte ha funzionato, in parte diciamo che poi le persone sapevano che era uno slogan carino, che però in alcuni casi ha perso la sua funzione iniziale, l'intento quantomeno.
Ma perché? Perché comunque si è faticato, comunque si è visto che le persone in quanto sono rimaste a casa magari con i loro disagi non hanno ricevuto i sostegni che ritenevano invece fossero utili e che fossero loro dovuti, pertanto l'andrà tutto bene, spesso è stata quella frase utilizzata in senso negativo, cioè ci avete preso in giro, ci state prendendo in giro, quindi diciamo che se in qualche modo lo voglio utilizzare come slogan è carino, le intenzioni erano positive, sono state buone, ma le persone poi hanno un po' reagito strada Sì, ma facendo. poi dipende anche molto dai posti. Andrà tutto bene, dobbiamo dirlo. In Italia abbiamo vissuto una situazione molto, diciamo, molto asimmetrica, se così possiamo dire. Il nord, come sappiamo, è stato molto colpito, ci sono state molte vittime e anche lì andrà tutto bene, insomma, ha un peso. Al sud, siamo stati più fortunati. Io sinceramente, credo che non sappiamo ancora bene perché. E quindi andrà tutto bene, è stata una cosa che si può dire, hai visto, insomma, è andato tutto bene, però insomma 35.000 morti ci sono stati e sono stati soprattutto in buona parte al nord, insomma diciamo che secondo la latitudine una stessa frase poi ha dei, diciamo, dei connotati diversi. Un'altra cosa che ti volevo chiedere è che necessariamente ha coinvolto anche il rapporto genitori-figli. Io sono stato coinvolto come tantissime altre persone, anzi travolto da una tempesta mediatica riguardo a questo, soprattutto nel periodo del lockdown. Ovviamente la gente sta a casa, si vede la televisione più di quando si usciva o così via, su internet, sulla televisione, per radio, giornali, per chi ancora compra i giornali e così via, e Covid H24, con i vari rapporti. Che certo si parlava di vittime. Ecco, questa cosa pensi che abbia aiutato un po' l'armonia familiare per una consapevolezza un po' di quello che accadeva, oppure ha reso ancora più difficili le cose? Ha complicato, ha reso difficile perché nella prima fase, diciamo sì, ha aiutato perché le persone volevano capire, volevano orientarsi, avevano bisogno di capire per orientarsi, diciamola così. Poi ad un certo punto è diventata in alcuni casi quasi un'ossessione, sempre dettata da un voler comprendere cosa stesse accadendo, perché giustamente ogni persona si è preoccupata per il lavoro, per quello che era il futuro prossimo, più immediato, quindi bisognava in qualche modo comprendere gli accadimenti. Però in realtà poi c'è stato una sorta di accanimento in tutte le trasmissioni e tuttora comunque se ne parla, che ha fatto sì che le persone rimanessero un po' succube, un po' schiave, e questo ha creato delle tensioni, perché poi c'era chi voleva sentirne parlare, chi non voleva sentirne parlare, chi più pa sentiva parlare dell'argomento e si angosciava, chi invece aveva bisogno perché in qualche modo rimaneva pur sempre preoccupato, ma si sentiva più orientato. Quindi ci sono state delle discussioni. Io stessa le ho vissute, no? Questo tipo di tensioni, ma perché io sono rientrata in quella categoria che ha lavorato. Ho continuato a lavorare, forse anche più di prima, lavorando anche in ospedale, anzi anche a studio perché ho fatto una forma diversa con le videochiamate, però ho comunque lavorato. E effettivamente avere un contatto continuo con l'argomento Covid, con quello che poteva significare la preoccupazione, ma da vicino, mi ha stancata notevolmente, al punto tale che non volevo sentire notizie oltre quelle che già avevo ogni giorno, e questo ha chiuso un po' un canale comunicativo con me rispetto a tutte le persone che conosco, no? Però chiaramente poi uno se vuole la strada la trova per venirne a capo. Come dico sempre, se ci sono delle buone intenzioni, se ci sono dei buoni legami, se c'è un discorso di confronto, capacità di ascolto, ma il vero ascolto di quello attivo, non della serie sì, t'ho sentita o t'ho sentito, eccolo lì che poi questo si è superato. Però non ha aiutato di certo tutta questa diffusione continua di informazioni, ridondanze, anche lo stesso bollettino che veniva fatto sempre alle 18 e non so cosa, no? Ad un certo punto era diventato pure quello controproducente. Quindi per fare una cosa buona, chiaramente poi si è ottenuto un effetto contrario.
Non colpevolizzo nessuno perché chiaramente io credo che questo sia il modo più corretto di fare un'informazione, cioè bisogna cercare di far capire alle persone quello che sta accadendo. Quindi in una situazione nuova ci si è mossi un po' alla cieca, ci si è orientati, ci si è ristrutturati, poi forse ecco, però si è andati un po' troppo oltre, si è sbordato, no? Tutto quello che poteva essere un progetto iniziale giusto di informazione. Secondo me, e Sì, questa. io per carità c'è sempre una considerazione che io faccio che sta a monte in premessa, ma insomma è anche abbastanza ragionevole senza doverla ripetere, però insomma è quella che tutti ci siamo trovati di fronte a una cosa nuova. Il comunicatore, lo scienziato, il politico, il genitore, il bambino e si è improvvisato Sì. necessariamente. È chiaro che improvvisando si può fare bene, ma questo poi dopo è una valutazione che si fa dopo ed è semplice poi fare una valutazione. Ecco, in questi momenti in cui sì, siamo in un dopo rispetto al lockdown, però non è che è finita, insomma, però già si può fare un bilancio. Ecco, C'è stato il confronto da parte anche degli stessi professori con la tecnologia. certo. Anche il professore si è dovuto ristrutturare e anche loro hanno avuto delle difficoltà nel riorganizzarsi perché il loro metodo è quello che ovviamente si utilizza da anni, adesso è stato stravolto, quindi in qualche modo ci si è venuti incontro, per questo c'è stata una maggiore anche disponibilità nella scuola nell'andare incontro al rendimento magari non proprio eccellente, no, da parte dei ragazzi perché ci si è venuti incontro. In poche parole, si è fatto un po' leva sul discorso della fiducia e della responsabilità, che è quello che poi sono i due temi principali nella relazione tra il genitore e il figlio e su cui chiaramente si deve lavorare. I problemi sono sorti su questi argomenti di base, Certo. sia che si trattasse del genitore che del figlio che dell'insegnante, la fiducia, il confronto e la responsabilità. Allora, siamo andati verso, stiamo alla fine, il tempo è volato. Io lascio a te qualche minuto ancora per una considerazione, diciamo, conclusiva, un po' di augurio, ma anche qualche indicazione per la ripresa. Stanno parlando di ragazzi, di figli, in questi giorni si stanno celebrando. Questa, si sta celebrando questa nuova tipologia degli esami di maturità. Riprenderà la scuola, non so bene come e quando, ma insomma dovrà riprendere. Ecco, qualche consiglio. Allora, visto che tanto tutti quanti noi ci auguriamo, no, una ripresa delle normali attività o comunque diciamo non proprio come era prima, ma con tutte le accortezze, ma una ripresa. Beh, il consiglio che do ai genitori è quello di forse portare un po' a frutto quella che è l'esperienza che hanno avuto, riflettendo sulla fiducia. Perché se io genitore do fiducia a mio figlio e non significa essere estremamente permissivo e quindi lasciarlo fare su tutto, perché il genitore deve dare delle regole, perché quelle orientano il ragazzo e lo fanno contenere anche se si arrabbia, però è il fatto di saper prendere poi una posizione, avere una regola. Quindi il consiglio che do ai genitori è quello di riflettere un po' sulla fiducia, cosa significa dare fiducia, come ci si deve comportare e ovviamente intervenire con il figlio, e così questo lo stesso consiglio lo do per i ragazzi, i figli stessi, parlando, intervenire parlando e non urlando, agendo, facendo punizioni, oppure etichettando, dando un giudizio, perché spesso poi quello che i ragazzi dicono, basta che dà sentenze, basta che dice che sono così, no, allora parlare è la forma migliore per far capire e attraverso la comunicazione io posso acquisire una fiducia, do fiducia e acquisisco la fiducia, no? In qualche modo. Quindi il consiglio un po' è questo per il ripristino del nuovo, che sia un po' in tutti i settori, non solo quello scolastico, ma proprio come stiamo un po' dicendo da tempo, nel rispetto, nella relazione che sia tra partner, tra amici, tra genitori e figli. Quindi cercare di confrontarsi e di parlare credo che possa aiutare di gran lunga, perché poi è così che si costruiscono i legami e
il legame è anche quello tra un figlio e un genitore, perché non è semplicemente darlo per scontato, bisogna costruirlo, bisogna lavorarci. Questo purtroppo lo si nota sempre nei momenti di difficoltà, spesso se no si dà per scontato. Io lo vedo di frequente, ahimè, lavorando con i pazienti quando magari stanno male i figli, no? O viceversa un genitore, e lì la persona poi capisce cosa significa il legame, però non dobbiamo arrivarci in extremis quando c'è un problema. È bene arrivarci magari con il confronto. Forse il Covid ci ha insegnato o ci ha dato l'opportunità per apprendere quello che è il confronto, come ci si confronta. Dico, ci ha dato l'opportunità perché poi effettivamente ognuno la utilizza come meglio crede. Posso continuare a essere rigido, barricato in quelle che sono le mie convinzioni, quindi fare come se, oppure posso decidere di rompere questo come se e vedere un attimo effettivamente cosa c'è dietro, quindi togliere un po' le difese. Perfetto, allora ringraziamo Paola Sbardellati, psicoterapeuta, ricordiamo, nell'ospedale San Pietro Fatebene Fratelli di Roma, e diamo appuntamento sulla nostra web TV a un prossimo approfondimento su qualche altro tema. Non diamo anticipazioni, anche perché ancora ci dobbiamo pensare. Grazie ancora, seguiteci e buon weekend a tutti. Grazie, arrivederci.